Allora, se ci accomodiamo così cominciamo il secondo giro. Naturalmente poi sono qui con noi, non ho notizie Gigi, se ce ne cavate, non ho notizie. Sono qui con noi, giusto, per presentare la presidenza. Cominciamo con la collega delle cooperative, la dottoressa qui alla mia destra, il presidente Salvatore Romano di Attica Piccolotto. Dovrebbe esserci con noi Lega Ambiente, ci raggiungerà credo dopo, e con noi per quanto riguarda anche Calabria, il dottor Cava, che dovrebbe essere presente con noi per l'impegno all'Europa istituzionale, quindi c'è il dottor Leone che rappresenta l'Anci Calabria. Regione Calabria in attesa di le notizie che si comincerà velocissimamente. Naturalmente Walter è dalla Cincomo, quindi vi presento. Io mi do la parola io stesso perché faccio il nome di casa stasera, quindi faccio un po' di più. Cominciamo anche perché fa vedere il tempo che ci dovremmo essere. Come dicevo, il primo ringraziamento va agli ospiti che hanno accettato il nostro invito, sicuro che con il loro prezioso contributo offriranno interessanti spunti di riflessione e di approfondimento sulle tematiche al centro della nostra iniziativa. A tali lavori della seconda festa provinciale del lavoro, in questo luogo, che conserva ancora sotto di sé la maggior parte della storia di diverse civiltà che si sono succedute nel corso dei secoli, è un'area ricca di notevole valore archeologico che con la nostra presenza stasera vogliamo mettere al centro della nostra azione sui temi del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Calabria. Quando abbiamo programmato l'iniziativa all'interno della festa provinciale del lavoro, abbiamo avvertito la necessità di puntualizzare e rilanciare a tutti i livelli la nostra azione con federale di categoria sul tema della crisi, in prevalenza nel settore dell'edilizia e sulle prospettive future, sui temi ambientali e sul ruolo insostituibile del territorio. Nei giorni scorsi abbiamo svolto manifestazioni contro la crisi, contro la crisi che sta sconvolgendo la vita dei lavoratori dell'intera filiera. In particolare, con i lavoratori edili abbiamo rivendicato l'immediata apertura dei cantieri relativa alle opere pubbliche già finanziate e non ancora cantierizzate. Come sindacato in generale e di categoria abbiamo l'obbligo di interrogarci non solo sulle cause di questa crisi, ma anche su quali possono essere le vie di uscita e le prospettive per dare una prospettiva certa a tutti i lavoratori della filiera, dalla quale dipende il loro futuro produttivo. Le riflessioni proposte e le proposte contenute nel piano del lavoro della CGL e della filiera vanno in questa direzione. In questi ultimi anni abbiamo sostanziato una linea politica dove la filiera delle costruzioni non può più essere prigioniera degli interessi dei palazzinari, della cementificazione e della mafia. Oggi con questo appuntamento poniamo un altro tassello per una filiera che operi nella legalità formale e sostanziale, nel rispetto degli interessi della nazione, che non è detto coincidere con gli interessi dei privati, nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, nel pieno utilizzo delle risorse rinnovabili e riciclabili, nel partecipare alla concretizzazione di un governo del territorio che faciliti la vita dei cittadini e che ne valorizzi il bel paese Italia e il pianeta in cui viviamo.
Il titolo di questo dibattito, questa sera, Il territorio cresce, lo spazio si stringe, non è solo una scelta propagandistica, contingente o di maniera, ma è un modo nuovo di concepire il mondo delle costruzioni e dell'edilizia, nel rispetto del territorio e dell'ambiente. Anche noi abbiamo il compito di contribuire a chiudere rapidamente e definitivamente una fase della vita di questo paese che ci consegna un consumo giornaliero di suolo pari a 100 ettari di terreno naturale. In tutte le società industrialmente avanzate i temi ambientali ed ecologici ormai sono parte integrante dell'agenda dei governi e sempre con maggiore precisione si individuano le cause che determinano e producono un peggioramento delle condizioni del pianeta e tutta la biodiversità che in esso è presente. Tra le tante questioni che rientrano in questi ambiti, ridurre e azzerare il consumo del suolo è un tassello essenziale perché gli esseri umani salviano se stessi e il pianeta. Ormai dall'inizio di questo millennio aumentano i tavoli internazionali dove si tenta di assumere decisioni in tale direzione. In questo contesto alcuni importanti stati si sono dotati di una legislazione che in modi diversi affrontano il problema e propongono limiti per contenere e mitigare l'utilizzo del suolo. Per i paesi dell'Unione Europea riveste grande importanza la proposta che il Parlamento e il Consiglio Europeo stanno attualmente discutendo, dove si assume in via definitiva l'obiettivo di arrivare nel 2050 a zero consumo di suolo. Dobbiamo lavorare perché questa direttiva sia varata al più presto e subito dopo perché il Governo e il Parlamento italiano la recepiscano rapidamente. Il DDL varato dal Governo Monti, ricordava l'altro, è stato un importante segnale, anche se nel merito erano state avanzate opinioni diverse e dubbi. Mentre nell'ultimo disegno di legge presentato dal governo Letta e contenuto nel cosiddetto decreto del fare, ancora in fase di discussione delle commissioni parlamentari, che ci auguriamo possano accogliere le nostre proposte e quelle di tutte le associazioni, al fine di definire il decreto legge salva suolo, che ripropone in un'ottica diversa la questione del consumo del suolo e l'uso del suolo edificato, che può essere un tassello importante per fissare l'estensione massima di superficie consumabile attraverso un forte coinvolgimento anche delle regioni e degli enti locali in una battaglia che è di tutti per un bene fondamentale come la terra. La difesa dei nostri suoli non deve essere solo la lotta all'edilizia, al contrario si deve introdurre un principio fondamentale nella materia di governo del territorio, che è la priorità del riuso della rigenerazione che consentirà il recupero delle zone edificate ma degradate. È quello lo scopo finale sui contenimenti del consumo del suolo e sul riuso delle aree edificate, che è la via giusta per uno sviluppo urbano intelligente che eviti il collasso di un territorio come quello italiano, già fortemente compromesso. Una normativa molto importante con cui si rende prioritario il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. I dati dell'ISPRA in Italia dicono che ogni secondo 8 metri quadrati di territorio vengono inghiottiti dal cemento. Ogni 5 mesi viene cementificata una superficie pari a quella del comune di Napoli. Un problema al quale si deve porre rimedio definendo un principio fondamentale, quello appunto che si può costruire il nuovo senza aver prima verificato di non poter utilizzare quello che esiste già. L'intervento c'è anche un dato che riguarda si costruisce la terra della Calabria, comunque questo è il dato più aggiornato. L'intervento normativo deve prevedere ed essere finalizzato, oltre che al contenimento del consumo del suolo,
anche alla valorizzazione del suolo non edificato, alla promozione dell'attività agricola che sullo stesso si svolge e potrebbe svolgersi. E il suolo diventa una risorsa da tutelare anche ai fini di prevenire, come dicevo Fulvio, i rischi idrogeologici. Su quest'ultimo punto, secondo i dati Istat, la Calabria ha perso il 23,9% della propria superficie agricola utilizzata, misura che appunto dell'agricoltura, prima tra le regioni del sud, sopra la media nazionale, che è del 18,8%. Un reale efficace sviluppo della Calabria, voglio ricordare, regione agricola e turistica, è strettamente legato al rispetto del territorio, alla sua corretta gestione che coinvolge le imprese agricole. Alcuni passaggi di questa nuova visione si rintracciano anche nel quadro territoriale regionale paesaggistico, approvato dalla Giunta regionale della Calabria il 21 agosto 2012 e in fase di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale. Gli aspetti fondamentali di quel quadro devono essere proprio il rafforzamento ulteriore dei principi di recupero, conservazione e riqualificazione del territorio e del paesaggio, finalizzato a una crescita sostenibile dei centri urbani con un sostanziale risparmio di territorio. In particolare, il contenimento del suolo agricolo, che si riconosce come bene comune, è una risorsa ambientale limitata, non rinnovabile. Si definisce quindi superficie agricola, si individuano le competenze della regione per l'elaborazione delle politiche di contenimento del suolo agricolo. La normativa, inoltre, deve introdurre meccanismi di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio rurale, al fine di favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici già esistenti. Si deve istituire un registro degli enti locali, per questo invitavo il sindaco di Borgia, no, sarei stato con noi su questo punto. Quindi virtuosi che tutelano il suolo agricolo e conseguentemente sono avvantaggiati nei finanziamenti regionali, e prevede nell'ambito della pianificazione territoriale che la Giunta regionale determini l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio regionale. L'istituzione del Comitato per il monitoraggio del consumo di superficie agricola sul territorio regionale e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli. Una norma di rottura, insomma, è quella che introduce il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno soffritto di aiuti di Stato e di aiuti comunitari, e stabilire e prevedere un periodo temporale per il mutamento della destinazione dei terreni su cui è stata esercitata un'attività agricola e che per essa hanno beneficiato anche loro dei mutui. Ma senza direttiva comunitaria e senza una legge nazionale non si può fare nulla di concreto. La CGIL e la Fillea sono convinte che è possibile, con l'attuale legislazione, procedere all'assunzione di atti formali che riducano, contengono, mitigano il consumo di suolo. Pertanto, le proposte con le quali la Fillea e la CGIL ritengono di dover sviluppare la propria azione per agire in questa direzione, nello sviluppo della filiera della Costituzione, che deve convivere con il volto del bel paese, possono dare un forte contrasto alle azioni speculative, criminali e mafiose. Dalla crisi si può uscire se con grande chiarezza si imbocca una strada diversa e opposta rispetto a quella che è stata tracciata e praticata da almeno 40 anni in questa parte. Il cambio di tendenza si realizza passando dal cementificare a ricostruire, dalle aree impermeabilizzate a quelle verdi, dalla produzione di CO2 al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e alla messa in sicurezza dei fabbricati, dal lavoro dei qualificati e sfruttato al lavoro professionalmente
professionalizzato adeguato. Per questi motivi, per dare un futuro qualificante e garantire a centinaia di migliaia di lavoratori che in questa filiera devono trovare ragioni di vita e di lavoro, riteniamo che il governo italiano si debba dotare di una legge che, coerentemente con gli orientamenti delle istituzioni europee e con le scelte legislative fatte da altri Stati europei, si pone l'obiettivo di zero consumo per il suolo del nostro Paese. Le prime considerazioni che ho fatto sono frutto del lavoro che la Fiera Nazionale e l'Osservatorio Territori e Aree Urbane stanno portando avanti affinché si possa raggiungere questo obiettivo. In particolare, le nostre proposte hanno come riferimento quanto si è già realizzato sul fronte della Commissione Europea, sia su quello delle leggi già approvate da diversi Stati che ne fanno parte. Siamo convinti che l'adozione di un'efficace strategia di limitazione e mitigazione del consumo del suolo presuppone alcune azioni imprescindibili sia a livello comunitario che nazionale. Oltre alla proposta che sia possibile e credibile porci l'obiettivo di una riduzione, già un'altra regione su questo voglio dire già è avanti, però pensiamo che la riduzione del 50% del suolo entro il 2020 e il restante 50% entro il 2030 e la definizione di una norma nazionale che di dia applicazione a una reale consistenza e non da un conflitto tra suolo, ambiente, paesaggio, territorio e traenti. Il tema del consumo del suolo, quanto mai complesso, è l'adozione di una strategia tesa alla sua riduzione. Oltre a definire obiettivi e misure, deve aggredire il problema, cambiando il sistema dei finanziamenti e delle convenienze economiche che rendono ora più giusto lo sfruttamento del suolo naturale rispetto alla trasformazione di quello già autorizzato. Questo argomento va affrontato nell'ambito di una legge nazionale di governo del territorio che tutela le risorse naturali e i beni culturali, storici ed archeologici, la sostenibilità dello sviluppo territoriale, la garanzia dei diritti minimi collettivi, parlo di mobilità, di servizi, di diritto di abitazione. In questo quadro il Parlamento deve coinvolgere tutti i soggetti, a partire da noi, che abbiamo sviluppato e avanzato proposte di indirizzo che si intitolano così: l'istituzione di un indice di consumo del suolo, l'istituzione di un'agenzia nazionale per la riduzione del suolo, l'inserimento e l'integrazione delle politiche di contenimento del consumo di suolo nelle procedure di valutazione ambientale strategiche, la rifinalizzazione della fiscalità urbanistica riducendo gli oneri di urbanizzazione primari e secondari. A livello regionale e locale, oltre a quello previsto dalla nostra proposta nazionale, credo che in Calabria, come ricordavo precedentemente, la definizione e attuazione del quadro territoriale regionale paesaggistico si debba avviare un confronto con la regione affinché le nostre proposte vengano recepite. Nei prossimi giorni sul nostro territorio, per quanto attiene al recupero e all'utilizzo delle aree industriali dismesse, dobbiamo avviare un confronto con il comune di Catanzaro, dove ha allocato lo stabilimento e con Italcementi, proprietario del sito, su un confronto dedicato alla questione della demolizione dell'ex cementificio di Sala, che appunto esiste su un'area industriale molto vasta, che al momento è solo fonte di preoccupazione ambientale. Le ipotesi ad oggi sul tappeto sono due: demolizione e bonifica dell'area da parte della Italcementi, che ne resta proprietaria, e le possibili ipotesi di utilizzo. Su questa, ma anche sulle ipotesi di recupero, la bonifica e l'utilizzo dell'area dell'ex sottificio della Menzia, dobbiamo avviare un confronto tra tutte le parti che intendono porre
trovare soluzioni e lavorare affinché i due siti diventino un'opportunità di recupero e di bonifica e nello stesso tempo un'opportunità per l'occupazione. Nel concludere il mio intervento, certo che c'è anche del contributo e delle proposte che stasera riusciremo a condividere, ritengo che fin da subito possiamo avviare un confronto con tutte le parti e i soggetti che su questi temi vorranno condividere e portare avanti, con l'obiettivo di salvaguardare il nostro territorio e creare prospettive di crescita e di occupazione. Grazie. Io ritengo che questa, voglio dire, deve essere, noi come slogan del nostro resto del lavoro abbiamo messo il lavoro in testa, come ricordavano i compagni poco fa. Credo che come organizzazione sindacale, come CGL, come categoria, come CGL, siamo qua per aprire questo confronto, quindi ringrazio di nuovo chi è a questo tavolo della Presidenza, anche per il contributo che daranno qui stasera. Naturalmente il contributo servirà, almeno penso che sia un punto, voglio dire, di partenza, insomma, con tutte le cose che condividiamo per portare avanti le nostre idee, le idee che verranno delle parti. Io darei subito la parola al dottor Leone, anche perché con Angelo, voglio dire, abbiamo un rapporto delle situazioni che vivono di giorno, quindi do subito la parola a lui per il suo intervento e le sue proposte. Grazie, grazie innanzitutto per l'invito. Venendo qui con la collega amica di Lange Coppa, ho detto speriamo che mi sia la prima parola, perché sono quello che rappresenta i palazzinari, lo dico in maniera simpatica, diciamo così come ha presentato nella sua introduzione, però insomma i palazzinari, chiamiamoli così, non per capirci, non sono forse poi diciamo così cattivi. Io credo che su tanti temi che venivano proposti appunto nella relazione di apertura ci sia una convergenza anche abbastanza sostanziale. Le nostre attività ovviamente non sono volte al consumo del territorio, sono volte a migliorare, diciamo, e a qualificare il territorio, che non significa necessariamente consumare, significa anche essere nelle condizioni di poterlo riutilizzare, no? Per riqualificare in maniera più produttiva e più opportuna. Però diciamo, credo che peraltro, voglio dire, con la CGL, ma insomma, con tutti i sindacati, siediamo assieme, insomma, tanti organismi, dalle casseline, alle scuole, agli enti di formazione e così via, per cui su questi temi, diciamo, oggettivamente c'è un confronto abbastanza costante e anche abbastanza continuo. Però diciamo, io più che entrare nel merito tecnico di alcune cose vorrei soltanto provare a diciamo, portare più una visione di quello che secondo noi dovrebbe essere l'uso del territorio. Innanzitutto rispetto ai soggetti, rispetto alla qualificazione e all'uso del territorio sono utilizzati, che non sono solo le imprese, i lavoratori e i proprietari di queste imprese e i cittadini, ma spesso e volentieri la qualificazione di un'area o il riuso di un'area sta più nella responsabilità di scelta politica che un'amministrazione competente su quel territorio, diciamo, deve fare. Quindi tre soggetti che in qualche modo devono interagire. Allora, secondo una vecchia visione, noi abbiamo le imprese, estremizzo i termini per diciamo, cercare di fare un ragionamento molto chiaro e trasparente. Le imprese sono cattive, perché le imprese costruiscono, consumano suolo, deturpano l'ambiente, sono io che estremizzo i concetti in modo che cioè, deturpano l'ambiente, come dire, appesantiscono le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria e così via. E le amministrazioni sono quelle inefficienti, no? Che non programmano, non seguono e non monitorano l'uso, il riutilizzo o la qualificazione del territorio. Questo forse in parte più nel passato, per la verità, che
forse oggi è così, perché io credo ci sia una coscienza del vivere comune, no, che si è abbastanza consolidata. E allora noi abbiamo, diciamo, un orientamento, diciamo, come mondo delle imprese, che non è quello, non può essere quello di dire si sta a consumo zero o si sta a consumo 100, perché io credo che l'una estremizzazione e l'altra non siano oggettivamente proponibili. Io credo che rispetto a questo sia necessario invece il giusto equilibrio. Io credo che esistano gran parte, diciamo, delle nostre aree urbane, chiamiamole così, che necessitano di non essere ulteriormente consumate, anzi non possono ulteriormente essere consumate, e quindi là c'è bisogno di costruire, passatemi questo termine, o qualificare le città o le aree su se stesse, quindi senza consumo, quindi attraverso una riqualificazione, una rigenerazione del patrimonio, che non è solo quell'edilizio, è soprattutto quell'edilizio, ma non solo, perché tu introducevi anche elementi di carattere culturale, storico, che bisogna ovviamente tenere tutto insieme, ma nello stesso tempo ci sono anche zone di espansione, nuovi quartieri e quindi consumo programmato ed equilibrato del suolo. Non saprei dire in che percentuale deve stare l'uno e in che percentuale deve stare l'altro. Io credo che sulla base, diciamo, della caratterizzazione di queste aree, bisogna fare dei ragionamenti. Laddove, diciamo, è necessario invece riqualificare, sono sicuramente le aree urbane, i centri storici, le città e così via. E su questo io devo dire, a parte la disponibilità del settore a ragionare, noi veniamo insieme alla collega della Lega Coop da un'intensa giornata, da questa mattina che siamo ai tavoli per la programmazione dei nuovi fondi comunitari 2014-2020. Bene, la collega potrà dirlo, la parola d'ordine ricorrente, perché c'è, diciamo, questo argomento città che attraversa tutti gli obiettivi della nuova programmazione, non in maniera trasversale. La parola d'ordine che è stata usata, che credo abbiamo utilizzato tutti, organizzazioni di impresa, organizzazioni di sindacati, organizzazioni cooperative e così via, è stata proprio quella della ecosostenibilità degli interventi di carattere edilizio legati a all'efficienza energetica, da un lato, anzi sono le priorità queste, B alla qualificazione, ecco, più che all'espansione del territorio. Quindi insomma, veniamo proprio da una discussione di carattere un po', diciamo, istituzionale, nel senso che stiamo costruendo insieme alla regione il nuovo programma, e una delle proposte che abbiamo fatto, di cui sappiamo legalmente essere anche portatrice, per esempio, è quella degli ecoquartieri, che è una di quelle cose sulle quali è possibile qualificare e rilanciare le aree cittadine. Un esempio per tutti, forse pochi sanno, che per esempio qui vicino l'area di Catanzaro Lido, nell'area di Catanzaro Lido in particolare Giovino, è previsto, perché c'è un accordo in questo senso con la regione, proprio la progettazione di un ecoquartiere. Quindi noi abbiamo un'area che attualmente è anche in fase espansiva, se si vuole, ma che verrà in qualche modo rigenerata sotto altre visioni di sviluppo. Dopodiché bisogna che su questo ci sia anche l'accompagnamento. Uno è quello normativo, tu l'hai citato, io l'ho condivido, e qui vorrei sottolineare, che se non c'è l'ingegnere Laganà, per esempio noi abbiamo una legge regionale, quella del 2011, la 41, sul costruire sostenibile, che come dire, incentiva, no, le costruzioni ecosostenibili. C'è la norma, non ci sono le risorse, è come se la norma non ci fosse. Allora quello per esempio è un terreno comune di principi, criteri, obiettivi comuni sui quali
per esempio si può lavorare, perché un sacco di volte non bastano le norme, o le norme se non sono finanziate non sono applicabili. Per cui diciamo questo è l'orientamento. Così come io credo, soprattutto a livello locale, abbiamo la necessità, questo è un altro terreno di lavoro comune, di sollecitare le amministrazioni comunali, in particolare quelle che in questo momento sono titolari di progetti integrati di sviluppo urbano, che vanno nella direzione che tu dicevi, ecco, nella relazione. Sono 150 milioni di euro nella nostra regione, 8 sono le aree, non c'è una area di queste su cui i rispettivi comuni, che Tanzaro perché Tanzaro, rende Potenza per l'area di Cosenza e così via, abbiano, come dire, dopo, Angela aiutami, 3 anni, fatto la progettazione e la modulazione degli interventi. Questa cosa è costata già un definanziamento di fondi comunitari di 50 milioni di euro, ma ci sono sempre 100 milioni di euro. Allora, quando io dico che la partecipazione allo sviluppo sostenibile deve essere integrata, quindi è vero che in inglese, qua la uso, diciamo, a mio favore, io sono convinto, meno palazzinari e più, scusami se uso questa cosa, però, e siccome è un termine molto, molto ricorrente, meno palazzinari e più, diciamo, costruttori di qualità della vita, di qualità dell'ambiente, di efficienza energetica, di esigenze di carattere collettivo. E amministrazione che però, diciamo, questo disegno e questa visione devono accompagnarla, perché se poi i PSC non li facciamo, siamo alla terza proroga, e con grandissime difficoltà, terza proroga, oltre 300 comuni della Preti dovrebbero stati commissariati per non aver adottato i PSC, ma stiamo parlando anche lì di anni e anni e anni, perché poi interviene sempre la proroga che consente comunque allungare i tempi, esattamente come è avvenuta per i PSC. Quindi credo ci sia una responsabilità alla quale noi, le pubbliche amministrazioni, alle quali noi gli enti locali e le pubbliche amministrazioni dobbiamo in qualche modo richiamare. Chiudo dicendo che è corretto, è giusto, e condividiamo nel giusto equilibrio per crescere le città su queste stesse, perché questo significa dare delle funzioni alle città, al di là del patrimonio edilizio, di quello culturale, di dare spazi ai cittadini vivibili all'interno del quale ci sono, dei quali ci sono sì le abitazioni, sì, ma questi sono strutture, ma all'interno del quale ci sono i servizi, all'interno del quale ci sono attività culturali. Quando noi parliamo, ripeto, di ecoquartieri piuttosto che di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, è questo quello verso cui uno intervento di un progetto di carattere, diciamo, generale. Ecco, su questi temi sicuramente, come abbiamo fatto fino ad oggi, continueremo a lavorare assieme e soprattutto anche a lavorare a stretto contatto, perché quella della società del mondo è cambiata, non esistono più, c'erano le imprese. Io penso per esempio con grande davvero felicità questo rapporto per esempio che abbiamo con le Gambiente, no? Ma perché? Perché siamo amici con le Gambiente, chissà per quale motivo, ma perché su alcune cose condividiamo, magari non su tutto, ma le cose sulle quali c'è condivisione bisogna che ci si lavori assieme. Io ho citato questo discorso degli ecoquartieri, è un cavallo di battaglia di Legambiente, ma è una cosa che noi condividiamo e sposiamo al 100%. Per questo dico, più che lavorare su cose che eventualmente potrebbero dividere, lavoriamo su quelle che invece ci uniscono e sulle quali possiamo tenere insieme le risultati. Dato che ha accennato le io voglio dire, non posso esimermi da dare la parola di soffitto per l'ambiente, non solo per l'altro che non mi piace. Innanzitutto il saluto dell'associazione, io sono in rappresentanza della
la presidenza regionale, anche se non ne faccio parte. E devo dire una cosa, insomma, che siamo in un periodo di crisi e nel periodo di crisi dobbiamo fare uno sforzo, tutti quanti. E io sono contento delle parole che ho sentito dal Presidente dell'ANCI, perché dobbiamo fare lo sforzo di tirare il meglio di noi stessi per ottenere un risultato condivisibile da tutti, perché nei momenti di crisi non possiamo fare altro, dobbiamo unire gli sforzi in uno sforzo comune per ottenere un risultato che sia per il bene di tutti quanti. Parole d'ordine come ecosostenibilità, sviluppo sostenibile, risparmio energetico, fino a qualche anno fa erano, diciamo, delle cose che alcuni non volevano nemmeno sentire, diciamo voi siete talebani o roba del genere. Per fortuna in questo momento di crisi queste, che potevano sembrare degli slogan, sono diventate invece delle pratiche. Io vedo tanta gente che chiede alle imprese di fare cappotto alle case, di isolarle meglio, di consumare di meno, si ristruttura. Una delle leggi più favorevoli che ha portato, non dico molto lavoro, ma un po' di lavoro, sono state le ristrutturazioni per il risparmio energetico, per l'efficientamento energetico delle case. In questa direzione ci stiamo muovendo e abbiamo fatto un sogno insieme all'ANCI, l'abbiamo fatto e gliel'abbiamo proposto e noi siamo contenti che l'abbiano recepito e l'abbiano, diciamo, portato avanti insieme al comune di Catanzaro. Fare di Catanzaro Lido un ecoquartiere, un quartiere in cui la sostenibilità ambientale sia praticata. Già è migliorata un poco Catanzaro Lido da quando hanno fatto la tangenziale, ma non basta, ci sono vaste aree che non sono servite dai servizi pubblici, la raccolta differenziata, la raccolta differenziata non c'è proprio, insomma bisogna migliorare, il risparmio energetico non c'è, c'è tanto da fare. E allora su questo tanto da fare bisogna aguzzare l'ingegno e mettersi insieme. Noi con la nostra testardaggine a volere risparmiare sulle risorse che abbiamo, che sono poche, però che debbono essere valorizzate. L'ANCE con la loro capacità di saper costruire, di saper mettere, diciamo, l'impresa al servizio della cittadinanza, e a questo punto devo dire anche, diciamo, l'intuizione, la capacità di recepire questo discorso da parte del comune di Catanzaro, che ha saputo recepire questo e finora ci sta seguendo. Io credo che andremo avanti e porteremo avanti questo discorso degli ecoquartieri. Stamattina il dottore Dominiani di Legambiente ha fatto un salto, ha fatto inserire il concetto di ecoquartieri nella programmazione dei POR, a cui stiamo partecipando anche noi, va bene, in modo tale che ci sia anche una sponda di finanziamento per questo sogno che stiamo portando avanti. Ma è un sogno che, voglio dire, non è finalizzato solo a Catanzaro, perché sennò sarebbe troppo ristretto. Diciamo, la qualità del costruire non deve essere solo un esercizio, deve essere qualcosa che poi può andare dappertutto. Dobbiamo far vedere che si può fare, che conviene farlo e che lo si può fare in tutti i quartieri, non solo di Catanzaro ma anche di tutta la provincia, Soverato e Lamezia e quant'altro. E questo qui io credo che comporterà un miglioramento ambientale, ma comporterà anche una opportunità di lavoro per chi la vuole cogliere. Io vi ringrazio e do la parola agli altri perché possano.
Pippo, nonché il segretario regionale della filea Campania, il compagno Sannino, che con noi, che ringraziamo per lui essere con noi. Do la parola al presidente Romano Abitco del Sud. Buonasera, io sono Salvatore Romano, sono il presidente di una della più grossa cooperativa, diciamo, di Coop Calabria, che è Abitcoop, e che negli ultimi 10 anni nella nostra regione, da Vinco a Rossano, Cosenza, Crotone, ha realizzato circa 600 alloggi. In questo momento a Catanzaro alcune nostre cooperative aderenti, tra l'altro nel consorzio, che sono la cooperativa per esempio della provincia di Catanzaro, sta realizzando degli interventi. Noi ne stiamo finendo uno di 80 alloggi in località Carita e nella stessa località andremo a realizzare 44 alloggi in locazione. Negli anni 80, negli anni 90 le cooperative hanno realizzato alloggi nelle cosiddette 167, dove vi è stato un consumo, uno spreco di territorio inimmaginabile. L'esempio di Santa Maria, per esempio, tutta la zona di Corvo di Aranceto è stato realizzato negli anni 80, negli anni 70, negli anni 70, inizio anni 80, continuato all'inizio degli anni 90, e lì è stato un enorme spreco di territorio. Così come attualmente a Catanzaro viene un enorme spreco di territorio. L'ultimo intervento che abbiamo quasi terminato di 80 alloggi, per realizzare questi 80 alloggi abbiamo dovuto, io vi do i dati, la situazione a Catanzaro, abbiamo dovuto acquistare 59.000 metri quadri per realizzare 80 alloggi, perché a Catanzaro l'indice di cubatura massimo nelle aree di espansione è lo 0,60. Si possono realizzare massimo 3 piani. Voi capite che quando, con questa cubatura e con queste altezze si può costruire solo in orizzontale. E bisogna cambiare queste cose se vogliamo consumare meno suolo, se vogliamo realizzare. A Catanzaro, se voi notate, la Catanzaro è la città più, diciamo, dal punto di vista urbanistico, che consuma più territorio. Da Ponte Grande a Sant'Elia fino a Catanzaro Lido, non vi sono, secondo me, città in Italia che consumano tanto suolo. E con quartieri, e con piccoli quartieri, piccoli insediamenti, che non hanno fra di loro nessuna ricucitura e con problemi di ordine d'organizzazione. Quindi una delle cose da cambiare nel nuovo PSC di Catanzaro è cambiare questa impostazione. Se non si cambia questa impostazione, il consumo del suolo sarà enorme. Non solo, ma a Catanzaro, per esempio, nella città di Catanzaro, per impostare queste nuove strategie di cui parlavi tu, c'è bisogno soprattutto di cambiare anche gli uffici. Perché noi negli uffici comunali di tutta la Calabria abbiamo tecnici che già non sanno gestire la normale, diciamo, legislazione per le loro costruzioni e per il recupero. Figuriamoci se questi tecnici sono in grado o questi uffici, di confrontarsi con il problema della riqualificazione e della rigenerazione urbana. Loro sono impostati in un certo modo e bloccano tutto. Questa è la situazione. Noi, la precedente amministrazione comunale, Catanzaro, al precedente amministratore, all'assessore urbanistica, abbiamo proposto 3 programmi di riqualificazione urbana, uno dei quali era nella zona della stazione, dove vi sono quelle case degradate dal punto di vista di rischio, sono quelle dell'FS, vi è tutta un'area che si potrebbe riqualificare, realizzare un bellissimo viale lungo la stazione e, diciamo, ricostruire quegli alloggi in un edificio molto più grande e un edificio naturalmente dal punto di vista edilizio molto più avanzato, sia in termini di nuova manifattura, ma anche in termini, diciamo, di risparmio energetico. Perché io ho partecipato ad alcuni seminari, riunioni, interventi, anche universitari, eccetera. Per esempio l'area di Milano e molte aree della Lombardia, cosa stanno facendo? Hanno buttato giù tutti gli edifici costruiti nei primi del Novecento e nella parte successiva alla guerra, stanno costruendo loro edifici che non sono cieca poco, ma sono le parti ventilate. Ci sono, diciamo, stanno cercando di realizzare interventi che obbediscono, diciamo, quelle che sono le nuove direttive europee di andare nel 2020 a un risparmio energetico del 20%.
L'ultimo intervento della Regione Calabria che ha finanziato la nostra, iniziativa, la cosiddetta edilizia sociale, e noi come Lega proponemmo all'assessore, prima di subito dopo l'approvazione della legge, di effettuare un bando dove gli interventi da premiare, da finanziare, devono essere quelli all'interno dei programmi di riqualificazione urbana. Nonostante tutto, nonostante le nostre spinte, purtroppo non è stato così, si sono fatti i soliti bandi che fortunatamente però al loro interno hanno questo obbligo di realizzare alloggi sostenibili. A proposito di Giovino, noi, la nostra cooperativa, sta realizzando, mi pare, 16 villette nella zona di Giovino, che saranno alloggi di classe A, alloggi con parete ventilata, alloggi dove abbiamo previsto, la cooperativa ha previsto anche la raccolta delle acque piovane e il loro utilizzo, diciamo, sia per l'innaffiamento del giardino, sia anche per l'utilizzazione ai fini, diciamo, dell'igiene della casa, quindi utilizzarlo per gli sciaponi, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo previsto anche sotto i seminterrati di realizzare i cosiddetti igloo, che permettono anche lo scambio di aria per l'eliminazione del radon. E quindi noi questa cosa poi noi lo vogliamo successivamente, appena terminato, certificare e proporlo anche come un modello nuovo. Certamente avrà dei costi superiori e ha dei costi superiori. E sono alloggi finanziati dalla regione e noi vorremmo, diciamo, proprio perché ci crediamo a questa cosa, noi dobbiamo pensare che, come è successo con le automobili, una volta c'erano le automobili che inquinavano, eccetera, adesso inquinano di meno, consumano di meno, noi dobbiamo fare la stessa cosa con le case. Per cui dobbiamo solamente pensare non solo alla rigenerazione dei quartieri dove sono delle aree industriali come quella di Catanzaro, eccetera, ma anche alla possibilità, perché questo secondo me è la strada da seguire, di incominciare a ragionare in termini di abbattimento di vecchi edifici che dal punto di vista energetico, dal punto di vista della qualità, non sono più moderni, non sono adeguati a quelle che sono le esigenze, e a ricostruire nelle stesse aree nuovi edifici che siano rispondenti a quelle che sono le requisiti della ecocompatibilità. Ora, per realizzare tutto questo c'è bisogno di leggi. Allora, io voglio fare un esempio anche di come andiamo. Ecco, io credo poco nella classe politica calabrese che possa fare queste cose, perché proprio loro pensano, non pensano tanto ai problemi e allo sviluppo della regione, ma pensano più ai problemi e allo sviluppo delle loro carriere. E sono poco attenti a queste tematiche. Spesso quando fanno una legge la fanno semplicemente per uscire spesso sulla stampa per dire guardate cosa abbiamo fatto. E vi do l'esempio della cosiddetta legge sull'abitare sostenibile. Diceva Leone, è stata approvata nel 2011, la legge prevede che per entrare in attuazione debba approvare un regolamento edilizio e entro 6 mesi un regolamento, diciamo, di applicazione, un regolamento di applicazione di queste norme. E entro poi 6 mesi di tempo i comuni hanno il compito di inserire nei loro regolamenti edilizi queste norme. Sono 2 anni, il regolamento di applicazione non si è fatto. La legge prevede che per quanto riguarda l'abitare sostenibile e quindi la possibilità, la necessità di utilizzare determinati interventi, particolari interventi per arrivare al risparmio energetico, per arrivare a utilizzare i prodotti locali, i materiali locali, eccetera, eccetera, la Regione Calabria doveva approvare il protocollo, perché poi in base al protocollo tu certifichi se quella casa cosa ha utilizzato, cosa ha fatto, come è il suo impianto elettrico, come... Beh, il protocollo ancora non è stato approvato. Sono 2 anni. Allora, voglio dire, a questo punto mi pare il caso che la legge sia soltanto il pennacchio di qualche consigliere regionale che l'ha fatta approvare, eccetera. Così come per esempio in commissione da 2 anni giace una proposta di legge sul decoro urbano. Noi siamo stati chiamati a dare il nostro parere, a dare anche degli interventi, abbiamo dati, sono 2 anni e quella legge non si discute più. Queste sono le situazioni, così come anche questa norma, io questa norma che ho fatto, disegno di legge, approvato il 15 giugno da parte del nuovo Consiglio dei Ministri sul consumo del suolo. Anche qui, se voi non so l'avete letto, ma è qualcosa di ridicolo.
o fai qualcosa che dal giorno dopo funziona, oppure non fai niente. Qui si approverà una legge con questa cosa, con questo disegno di legge, dove tutto viene rinviato poi successivamente a delle decisioni che dovrà prendere la conferenza dei Stati, le regioni, che dovranno prendere di nuovo poi l'autorità, cioè qualcosa di allucinante. Si rinvia sempre tutto, così come sulle sagome. Una cosa importante, per esempio, nella rigenerazione urbana è questo problema della sagoma dei fabbricanti. Cioè, noi abbiamo, per esempio, dei capannoni. Con le leggi attuali, se tu devi riqualificare, devi ricostruire dei capannoni, fa una cosa assurda. Hanno fatto questa legge, questo decreto legge, dopodiché alla fine dell'articolo c'è scritto che le norme entreranno in vigore quando la legge sarà approvata e pubblicata. Ma allora perché non inserite in un decreto? Non si fa niente. Quindi voglio dire che da questo punto di vista non c'è la giusta sensibilità e non c'è il passo giusto per cambiare le cose, sia a livello nazionale che a livello regionale. Mentre la sensibilità è penetrata nell'organizzazione dei costruttori, perché ci sono documenti da parte dei costruttori, delle cooperative, delle organizzazioni ambientali, del sindacato, questa cultura non vi è ancora, è stata recepita appieno da parte della classe politica e degli amministratori che dovrebbero recepirla. Questa è la situazione. Quindi io, il nostro, diciamo, iniziative come queste possono, diciamo, far sì che Legambiente, cooperative, costruttore possono rinsaldare i loro legami per andare oggi all'amministrazione comunale di Catanzaro e dire: nel nuovo PSC che cosa avete proposto? Noi proponiamo questo, che è una cosa forte, dire: non vogliamo che si consuma più suolo, perché è uno spreco. È uno spreco perché nell'intervento di cui vi parlavo prima, noi abbiamo speso per realizzare quegli alloggi la bellezza di 1,5 milioni di euro per opere di urbanizzazione, che in un contesto di rigenerazione, come si dice, urbana, cioè all'inserito in un programma di riqualificazione, non ce n'era bisogno. Bastava che quel 1,5 milioni si desse al comune, che ha poche risorse, per fare in modo che le opere di urbanizzazione presenti là dentro si potessero rimodernare. Questo per dire che molto spesso il legame fra le leggi, fra i finanziamenti, fra le risorse economiche è necessario, così come è necessario che nella prossima programmazione europea, lo diceva prima Leone, vi siano inseriti dei programmi verdi, come non è stato fatto l'altra volta, perché l'altra volta una delle poche regioni che non ha inserito il cosiddetto programma GES, che ne parlavamo prima con Leone, è stata la Calabria, che permetteva di utilizzare parte di quei fondi comunitari che sono dati alla regione di destinarli ai programmi di riqualificazione e di riqualificazione urbana. Adesso ci devono essere, perché potranno utilizzare le risorse dei privati, le risorse della regione che ha ancora, la regione Calabria ha ancora che non spende, la regione Calabria ha avuto in dotazione dal 2001 la bellezza di 300 milioni di che per 10 anni sono rimasti fermi. Adesso li hanno programmati, una parte non li possono utilizzare perché c'è il patto di stabilità, l'altra parte che li potrebbero utilizzare, che sono 150 milioni di euro presso la Cassa dei Costi e Prestiti. È uscito l'altra volta un articolo su Sole 24 Ore su questa cosa, cioè le regioni d'Italia hanno preso la Cassa dei Costi e Prestiti la bellezza di 1,2 milioni di euro che potrebbero utilizzare, sono ex fondi GESCA, fondi che il sindacato, che i lavoratori, voglio dire, hanno pagato negli anni 70, negli anni 80, che gli sono stati trattenuti sulla busta paga, e sono lì fermi, sono fermi, questo è lo scandalo. Quando dicono di andare a trovare i soldi per destinarli allo sviluppo, eccetera, sono 1,2 milioni di euro presso la Cassa dei Depositi e Prestiti in un fondo unico, e la Regione Calabria ha 150 milioni di euro che non spende, e io non ho capito perché non li vogliono spendere. E non le vogliono programmare proprio questi programmi che noi diciamo, nei programmi di riqualificazione urbana. E quindi voglio dire, ci sono delle risorse se vogliono fare, e che loro non li vogliono utilizzare. Ora, nei nuovi programmi comunitari, noi dobbiamo pensare che questi fondi potrebbero essere, insieme ai risparmi privati, dei soci delle cooperative, delle imprese, eccetera, potrebbero cofinanziare programmi di riqualificazione in maniera tale che una parte, 50%, è della comunità europea, l'altro 50% lo mettiamo come regione e come privati, e possiamo fare veramente un moltiplicatore di finanziamenti per realizzare dei programmi
di riqualificazione delle generazioni urbane in cui l'alloggio sociale, l'edificio diventa un edificio sostenibile. Grazie mille, intanto come prima cosa, ecco, cosa non formale, volevo ringraziare la CGIL di Catanzaro per l'iniziativa che organizza e per tutte le iniziative che fa, per il lavoro che sta facendo sul territorio, tutta la CGIL con cui stiamo lavorando bene e in particolare, non perché siamo qui, ma per il lavoro che stiamo facendo con il regionale, con tutti i membri della fila CGL regionale per la mano che ci stanno dando in questa fase, perché è una fase, oramai lo sappiamo, ce lo diciamo, da tanto tempo, difficile, tanto più difficile proprio per il settore edile, e io in parte rappresento anche il settore delle cooperative che realizzano, che di costruzione, fanno strade, fanno carte, fanno di tutto, come tutte le altre imprese. La difficoltà ci ha portati, diciamo, per guardare gli aspetti positivi, a guardare insieme a che cosa si può fare su questo settore e in queste attività e per queste imprese, che sono imprese che per anni, per decenni hanno dato, hanno fatto l'economia della nostra regione, del nostro territorio a livello provinciale, ma a tutti i livelli, come si potesse fare per dargli una mano a riprendere fiato, a riavere il lavoro necessario, a dare lavoro alla gente, perché poi questo è il tema, a mio parere. E qui ci siamo trovati di fronte a delle considerazioni che alimentavano, secondo me, e provo a fare un ragionamento che vorrei in qualche maniera condividere per trovare delle, ecco, delle proposte che siano di superamento. Si vedeva, allora, intanto le imprese edili erano viste come in contrapposizione con tutte le possibili forme di ragionamento relative al territorio, all'ambiente, ed è stato vero per tanti anni. Noi abbiamo abusato dell'ambiente, del territorio, ma abbiamo anche realizzato degli scempi che non hanno portato nessuna qualificazione, e questo non per il volere esclusivo delle imprese, dei cittadini, dei lavoratori, della politica, ma per una sorta di, come dire, di quieto vivere, perché ci sembrava che il territorio fosse una risorsa infinita, cosa che vera non è. Allora, oggi si tratta di capire cosa possiamo fare. Allora, se continuiamo a ragionare, e questo secondo me è il passo avanti che abbiamo fatto come associazione di categoria, insieme alla CGL, insieme agli altri sindacati, se continuiamo a ragionare mettendo in contrapposizione il lavoro, le edilizie in questo caso e tutto quello che ruota intorno a questo settore con l'ambiente, la salvaguardia del territorio e quant'altro, noi non arriveremo a capo di niente. Allora si tratta di, secondo me, di guardare le questioni da un'altra logica. Allora, noi abbiamo bisogno di difendere il territorio, sostenere la riqualificazione, il benessere sociale della gente, delle persone, e dall'altra parte abbiamo bisogno di salvaguardare il lavoro di tutte quelle imprese che fino a ieri, fino a oggi, hanno fatto edilizia e non ci siamo lamentati di questo. Allora, qual è il modo per uscire da questa contrapposizione? Intanto cominciamo a guardare le cose con occhiali differenti. Noi oggi ci troviamo di fronte, finalmente, all'aver capito che il territorio non è una risorsa inesauribile. Mi piace pensare a quello che diceva, tra l'altro, Eric Dardel, quando diceva che come noi utilizziamo il territorio racconta di noi, ci dice le strade che abbiamo, come teniamo i campi, come facciamo le vie, ci dice come siamo. Oggi, se dovessimo dire come siamo, guardando le nostre città, i nostri comuni, beh, insomma, siamo messi malino, perché le nostre città, i nostri comuni mancano i servizi, sono scollegati, non hanno spazi di comunicazione, lasciano fuori la gente, sono anche
degradate dal punto di vista fisico. Allora, cominciamo a ragionare in questi termini. A noi serve mantenere le imprese che fanno edilizia, perché sono una parte importante dell'economia. A noi serve anche riqualificare non solo il territorio, ma dare alla gente una qualità della vita diversa da quella che abbiamo oggi. Allora, perché non proviamo a ragionare cosa che si sta facendo? Si sta facendo anche nella programmazione di cui parlava il direttore Leone, di cui insomma parlavamo un po' tutti anche prima. Allora, oggi dobbiamo imparare a lavorare in edilizia in maniera differente. Non necessariamente solo sul riuso, non necessariamente solo sulle costruzioni, ma cominciamo a guardare a cosa si può fare per riqualificare il territorio, le infrastrutture, cioè cosa possiamo fare e come possiamo lavorare e non togliere il lavoro a queste imprese e a questi lavoratori, ma facendo qualcosa che è ritenuto utile, che è ritenuto in linea con i tempi, secondo la logica del rispetto dell'ambiente. Allora possiamo ragionare su tutto quello che ruota intorno alla riqualificazione del territorio. Tutti parliamo di riqualificazione, ma riqualificazione non è una cosa tanto lontana. Quando Enzo Scalese giustamente pone la questione del cementificio, allora io lì dico che va fatto un discorso, che è un discorso che tiene conto di come facciamo a non avere un obbrobrio, perché di obbrobrio si tratta in questo momento, in una zona di Catanzaro che è una zona ad alta intensità anche di abitanti, di persone. E come facciamo magari ad utilizzare quell'area in maniera differente, in maniera non solo differente, ma che renda quel quartiere non solo popoloso, abitato, ma anche vivo, più vivo, più interessante, più vicino. Alla fine è un quartiere di raccordo tra il Lido e il centro, e noi non possiamo pensare che quel quartiere, e dico quel quartiere perché parliamo della, insomma, di Catanzaro, ma potremmo parlare degli altri comuni, delle altre città, quel quartiere che sta fra un quartiere come il Lido, dove si pensa di investire per fare questo mondo e quell'altro, e il centro che per sua natura è sede di attrazione, perché ci sono le attività, perché ci sono i servizi e quant'altro, e in mezzo lasciamo un quartiere abbandonato a se stesso. Vi pare politica della città? Vi pare una politica che premi le imprese che ci lavorano, i cittadini che ci vivono? Io penso proprio di no. Allora, questo è il lavoro che dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare noi come associazioni, come cittadini, come rappresentanze di lavoratori, perché questo finalmente permette di andare oltre questa maledetta contrapposizione che alla fine fa stare male chi lavora, fa perdere il lavoro e non fa vivere bene la gente, e crea un clima di scontro insostenibile. Ed è insostenibile soprattutto in una città, in una provincia come questa, dove il lavoro è merce non preziosa, di più rara. Allora, a questo punto io dico, quando si ragiona in questi termini non si può ragionare solamente dicendo dobbiamo fare, possiamo fare, però dobbiamo chiedere. Allora, noi lo dobbiamo fare come studenti, noi come associazioni, come rappresentanze, dobbiamo assumerci l'impegno, e questo è quello che chiedo e che propongo accogliendo tutte le altre proposte, partendo dal nostro livello di azione fino ad arrivare a coinvolgere i nazionali per le parti che toccano a loro, perché non possiamo farle noi. Noi dobbiamo cominciare a dire che qui si tratta di questioni, queste scelte non sono scelte tecniche, sono scelte che dipendono dalla volontà politica. Allora, quando noi decidiamo che vogliamo tenere insieme e non creare climi di scontro fra chi deve lavorare, chi deve vivere in un ambiente, chi deve produrre e produce solo in base a quello che, cioè, può produrre, perché l'edilizia può produrre solo in base a quello che viene programmato a livello politico, se noi vogliamo evitare questo, dobbiamo cominciare a dire che noi non crediamo più nello scontro e crediamo che le scelte politiche di dare corpo ad un posto, a una provincia diversa, ad un paese diverso, ad una regione diversa, dipendono anche da noi. Cominciamo a farle, cominciamo a cambiare l'orientamento delle cose. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che non si può pensare di chiedere all'edilizia di lavorare diversamente da come lavora, e non si può pensare di dire ai cittadini andate contro chi lavora, senza dire ma se io voglio che l'edilizia cambi, se io voglio che i cittadini vivano e siano bene in una città, quali
risorse metto a disposizione? E allora le risorse le metto a disposizione perché faccio delle scelte. E per cosa metto a disposizione quelle risorse? Allora, in questo caso la politica industriale e la politica del territorio e la politica sociale vanno insieme. Allora, cosa ci vuole a cominciare a dire? Sì, noi vogliamo che l'edilizia continui a vivere, la dobbiamo mettere nelle condizioni di lavorare su riqualificazione, rigenerazione ambientale, utilizziamo le case che c'erano, i vecchi sistemi, tutto il resto. Però poi cominciamo a dire anche che noi individuiamo le risorse, le mettiamo a disposizione e facciamo un programma che sia un programma di intervento. Allora qui chiedo anche al nazionale una mano. Io penso che continuare a considerare anche negli appalti il ciclo di vita di un bene edile, di una strada, solo dal momento in cui si comincia la progettazione, dal momento in cui si realizza l'opera, non è più sufficiente. Il ciclo di vita di un bene edile deve comprendere anche il suo utilizzo da parte dei cittadini, nel caso di una strada, di chi ci abita, dei residenti. Questo cosa porta poi a ragionare in maniera diversa sul come si costruiscono gli appalti, sulle risorse che si mettono sopra. E questo forse, può darsi, ci consenta di ragionare in maniera diversa sull'utilizzo sulla funzionalità dei beni edili. È naturale che se però noi non facciamo anche lo sforzo, una volta fatto questo pezzo di ragionamento, di dire come utilizziamo e come mettiamo a valore, a sistema, queste attività che abbiamo, e cioè come facciamo anche welfare con i cittadini in queste opere. E qui prendo un po' quello che diceva Salvatore Romano: se noi facciamo i blu e poi lì non facciamo attività sociale, non creiamo, non dico la piazza che è il luogo di vecchia data, ma non creiamo dei punti di ritrovo, delle occasioni di incontro, degli spazi dove possano stare gli anziani, i bambini, dove possano essere accolti i bambini. Allora, come possiamo pensare di recuperare un territorio, un ambiente, una città, ma anche dei luoghi rurali? Perché poi quando parliamo, come diceva giustamente Luigi, di programmazione del territorio, parliamo di città ma parliamo anche dei piccoli comuni, e i piccoli comuni sono uno dei temi dolenti su cui bisogna ragionare, e ci possiamo ragionare solo se ragioniamo nell'ottica, secondo me, dell'incontro fra i bisogni della gente che ci vive, i bisogni delle imprese e delle imprese cooperative tra queste, e le volontà politiche. Grazie. Guarda, la filiera CGL, noi contendiamo subito la presenza del nostro nazionale, quindi ringrazio tutti e do la parola a Francesca Verzi, direttore nazionale della CGL, per le conclusioni di questa serata. Più che conclusioni, provo a portare la mia opinione, la nostra opinione a questo confronto, che perché ci riguarda si inserisce perfettamente in un percorso che abbiamo intrapreso ormai da tempo. Per parte nostra siamo un pezzo di un sistema, rappresentiamo il lavoro, vogliamo continuare a farlo. Quando troviamo punti di sintesi non abbiamo paura a evidenziarli e a sostenerli insieme a chi la pensa come noi, fermo restando che poi io penso che resti sempre utile che ciascuno mantenga il radicamento all'interesse che rappresenta, e che la logica dello stiamo sulla stessa barca sia assunta, nel senso che è interesse di tutti mantenerla non solo a galla ma anche portarla in porto, nel porto giusto, purché poi si abbia sempre la consapevolezza che i ruoli su quella barca sono e restano diversi, e sono e restano diverse le questioni che vanno affrontate. E se si vuole davvero portarla in porto, è giusto che ciascuno sappia cosa deve fare e anche qual è la dinamica e la dialettica diversa degli interessi che ciascuno rappresenta. E lo dice chi non ha avuto paura in momenti di divisione di scendere in piazza con le imprese,
quindi non c'è nessun pregiudizio ideologico. Lo dice chi nel 2009, a 3 mesi dalla firma dell'accordo separato di tutte le associazioni imprenditoriali, con la sola associazione della CGL, che ha sottoscritto il manifesto degli stati generali. Ma proprio per, in virtù di questo, penso che possa dire, senza tema di essere tacciato di vetero, di essere un po' vetero, che è giusto che si navighi insieme, ma ognuno restando a fare ciò che deve fare. Perché abbiamo di fronte una, non una traversata semplice, abbiamo di fronte la traversata di un mare tempestoso, altro che stretto di Bering. Qui siamo veramente al doppiaggio del capo della buona speranza, di buona speranza. L'abbiamo definita in tanti modi, io penso che sia stato Ferrini a definire la tempesta perfetta che ha colpito così. Ma per una ragione semplice, se noi affrontassimo questa crisi come se fosse una crisi congiunturale, è il paese in crisi, è vero, è 5 anni che c'è la recessione e riguarda tutti i settori. Ma perché noi tribuliamo di più, le nostre imprese, i nostri lavoratori tribulano di più? Per una ragione semplice, che sommiamo a questa crisi, che è una crisi forte, di sistema, anche una crisi strutturale del nostro modello di sviluppo e del nostro modello di impresa, del nostro modello di organizzazione del mercato in questo settore. E se questa crisi è diventata ed è una crisi strutturale, lo è proprio perché probabilmente abbiamo consentito, si è consentito fino al 2008 un assoluto disallineamento delle dinamiche di mercato, delle dinamiche produttive. Perché se guardiamo, che so, l'andamento del mercato immobiliare fino al 2008 e dal 2008 a oggi, notiamo un sistema, un meccanismo doppio, che fino al 2008 abbiamo costruito più case di quelle che c'era bisogno senza risolvere il problema. E quindi con un mercato governato assolutamente dalle logiche e solo dalle logiche di mercato, senza nessuna azione di indirizzo, con l'effetto di costruire case che ci si poteva permettere anche di non vendere. E perché ci si può permettere di non vendere un bene e quel bene, pure in carenza di domanda oggi, non subisce quelle stesse dinamiche? Per una ragione semplice, che quel bene ha un modo in corpo, un valore aggiunto in sé, che è quello che è dato dalla rendita fondiaria e immobiliare e quindi dagli strumenti di governo del territorio. Se non affrontiamo il toro dalle corna, per questo è importante il ragionamento sul consumo di suolo, ma pure qui attenti, perché poi noi sui titoli ci innamoriamo e facciamo con molta facilità presto a convenire. Il problema è quando quei titoli vanno declinati nelle articolazioni, nelle scelte, nelle norme. Parlare di consumo di suolo zero a prescindere da una regolazione ex novo della disciplina dei suoli e anche dei modelli di governo della gestione del territorio del versante urbanistico rischia di essere un'affermazione di mero principio. Dobbiamo affrontare il tema del governo del territorio nel suo complesso a partire da una nuova legge che disciplina l'utilizzo del suolo, i suoi diritti e le sue proprietà e le soggettività di coloro, istituzioni, parti sociali, comunità locali, che insieme devono determinare attraverso la buona politica gli strumenti di governo del territorio, dai piani regolatori generali, dai piani alla programmazione regionale, fino ai regolamenti edilizi. Se non rimettiamo in fila tutto questo processo, a questo punto di coerenza rischiamo di convenire, sì, circa l'insostenibilità di un'edilizia che divora solo il territorio e risponde ai bisogni sociali ed economici delle comunità, ma poi quando andiamo a toccare gli interessi costituiti, ecco che quella diversità anche dell'articolazione della nostra rappresentanza emerge. È quello che sta accadendo esattamente in questo momento. Nel 2009 quel manifesto degli stati generali che ho rapidamente ricordato parlava per la prima volta di sostenibilità dello sviluppo, di regolarità, qualità e legalità del lavoro e di innovazione. Da allora sono passati 5 anni. Su ognuno di questi titoli facciamo però fatica a trovare dei punti di sintesi, ma soprattutto dei punti di coerenza. Vedete? Abbiamo il primo
problema da affrontare, che appunto riguarda il governo dei territori. Se trasformiamo questo ragionamento, consumo di suolo zero, ci diamo un obiettivo, è un obiettivo ambizioso, non sarà zero, ci si arriverà gradualmente. C'è una prima questione che va affrontata: che ne facciamo? Gli strumenti di programmazione urbanistica sono nelle mani dei comuni, non serve mica la legge. Che ne facciamo con i diritti di edificazione già determinati dai piani regolatori vigenti? E qui già sarebbe un bel dibattito fra noi, fra l'associazione di impresa e fra le comunità locali. Ma soprattutto, possiamo fare questo dibattito in libertà oggi? No, perché abbiamo bisogno di lavoro, bisogno di fare qualcosa, ma rischiamo di fare qualcosa che non serve. E quindi, pure se è faticoso, questo dibattito dobbiamo farlo. Seconda domanda, ma possiamo fare questo dibattito liberamente oggi? E mica tanto, perché oltre al bisogno di lavoro, di imprese e lavoratori, c'è anche una situazione che al netto di ogni ragionamento sulle contiguità, sulle collusioni, sugli interessi criminali, che va sempre fatto, perché non è un caso che l'edilizia è il settore di maggiore penetrazione delle mafie in tutta Italia, in tutta Italia, che è il punto dove si va di più, dove c'è maggiore corruzione. Perché? Perché è chiaro che si determina un punto di debolezza anche del soggetto decisore pubblico, che è la debolezza complessiva di una politica che fa fatica a riannodare le fila di un ragionamento che guarda l'interesse generale, ma lasciamo perdere un argomento di stasera. Per stare alle cose più concrete, una debolezza che si traduce anche nel risultato di una politica che taglia sempre di più risorse agli enti locali e che li rende prigionieri del patto di stabilità, che dall'altra parte li rende sostanzialmente schiavi di una delle poche entrate possibili, quella che riguarda che derivante dagli oneri di urbanizzazione. E fino a che resta una situazione del genere, un comune può affrontare serenamente, al netto di ogni altro ragionamento, la discussione sui propri assetti urbani, quando da una scelta o dall'altra cambia radicalmente la sua condizione, dal versante veramente economico, dove le risorse disponibili. Anche pensate rispetto alla locazione di grandi infrastrutture, ci sono comuni che con gli oneri di urbanizzazione, gli ICI che pagano, che sono una centrale termoelettrica piuttosto che il rigassificatore, ci campano di rendita per cent'anni. Fino a quando non sottraiamo questo dibattito dell'imperialismo, già ci rendiamo conto che abbiamo un problema. Quindi dobbiamo saper rimettere in fila tutto. Per non farla troppo lunga, ci sono altri appuntamenti, voglio essere breve, e quindi voglio stare un po' più al nostro, cioè al ruolo e alla funzione delle parti sociali, perché parlavo prima di coerenza. Non dico niente su quanto si può fare in termini, qual è la potenzialità di un'edilizia diversa che cambia modello, che assume il cambiamento del modello di sviluppo e la sostenibilità non come vincolo ma come opportunità, su quello che può derivarne dal versante dell'innovazione produttiva, sulla centralità e sui benefici di un territorio messo in sicurezza, più produttivo, più efficiente, di città più socialmente vivibili, più praticabili e più capaci di essere essi fattori di crescita complessiva. Tralascio tutti i ragionamenti che abbiamo approfondito, che è interessato approfondire anche nell'elaborazione degli approfondimenti che la filea nazionale ha fatto del piano del lavoro della CGL, che su questo terreno si muove, quindi vi lascio la vostra curiosità. Vi fermo su un punto però, una roba del genere, un governo del territorio che non solo consumo zero, ma un governo del territorio, una nuova disciplina complessiva che affronti questi problemi, la capacità di tutti i soggetti istituzionali, politici e sociali di cogliere la sfida dell'innovazione nell'obiettivo della sostenibilità, sono tutti obiettivi che condividiamo. Il punto è che dobbiamo portarli a coerenza, e io qui faccio una domanda semplice che riguarda noi, parti sociali, che chiama in causa anche il decisore pubblico, ma anche come soggetto capace di ricevere o meno una spinta, che deve capire innanzitutto se è la spinta di una parte o di tutte. E allora, una trasformazione del nostro settore fatta in questi termini è compatibile col modello di crescita che abbiamo realizzato finora? No, perché se vediamo negli anni della crescita
ininterrotta nel settore dell'edilizia dal dopo Tangentopoli fino al 2008, la struttura produttiva del settore, la struttura produttiva del mercato ha generato un apparato produttivo, un sistema di imprese più forte e più qualificato? La risposta sta nei numeri, no. È diminuita la dimensione media di impresa, si è frammentato ulteriormente il mercato. Oggi se cambiamo possiamo continuare ad andare in quella direzione? È chiaro che no. Allora dobbiamo affrontare con chiarezza un punto: siamo d'accordo nel definire un nuovo sistema di regolazione, non di deregolazione, e non ci nascondiamo dietro la solita storia che è complicato, la semplificazione va fatta, ma le regole devono essere chiare, esigibili e cogenti, anche con sanzioni e controlli adeguati, se no non sono regole. Allora siamo d'accordo sulla necessità che, questa trasformazione strutturale non si fa senza regole, non la fanno le imprese da sola, c'è bisogno dello Stato, non solo come soggetto che investe, ma come soggetto che regola mercato. Innanzitutto, che cosa regola? Il mercato degli appalti. È pensabile una gestione degli appalti pubblici col massimo ribasso, con meccanismi di contratti generali, con la catena infinita dei subappalti, se vogliamo fare un'edilizia di qualità? È pensabile un'edilizia privata di qualità che certifica sicurezza sismica, risparmio energetico, con un sistema produttivo fatto da questo modello di impresa, da questo modello produttivo? Secondo me no. E se ci aggiungiamo un altro elemento, è pensabile avere e dare certezze a chi compra in termini di qualità un manufatto edilizio, forse una casa o un comune che compra una scuola, con gli attuali livelli di certificazione e di verifica? Primo, gli standard di certificazione, una parola di certificazione energetica, quanti standard esistono? Uno per regione, uno per mezzo per provincia? Un'impresa che vuole investire può diversificare i suoi prodotti in ragione di 20 mercati, quando forse è ristretto quello del mercato nazionale? Cioè un malcelato federalismo che porta alle regioni certe scelte in materia energetica o di definizione di standard non funziona. Conveniamo che servono non solo regole certe, standard, ma soprattutto soggetti terzi che certifichino chi fa il lavoro. Perché guardate, se no siamo al mercato dei certificati in classe A. E siccome a quei certificati è legato anche un incentivo pubblico, si può dire anche a garanzia della qualità del manufatto, non solo della qualità del lavoro, che quell'incentivo pubblico va soltanto alle imprese che utilizzano lavoro regolare e che certificano l'utilizzo di quel lavoro regolare, ad esempio con l'adozione del DURC, documento unico di regolarità contributiva per congruità, come è scritto nel contratto collettivo nazionale di lavoro firmato da ANCE, da Artigiani, da Lega delle Cooperative, e che sono 2 anni che non riusciamo a applicare nel tavolo nazionale dell'Associazione Artigiani in primo luogo, oltre che dalle altre abbiamo esistenze di tutti i tipi. Cioè che coerenza c'è? Non siamo credibili. Io vorrei far capire al sistema delle imprese che o siamo credibili o quando andiamo a chiediamo insieme fino a un certo punto. Ci presentiamo col cappello in mano come si faceva una volta, investimenti, soldi, stanziamenti, più lì possiamo pure essere tutti d'accordo, ma poi ci si perde. Allora noi dobbiamo recuperare questa dimensione, che ho finito davvero, dell'agire come te. Io su questa dimensione penso che dobbiamo fare un passo in avanti, perché è necessario se vogliamo salvare questo settore e questo paese. Siamo tutti convinti che per salvarlo dobbiamo girare praticamente pagina. Ogni cambiamento è faticoso per tutti, è faticoso per il sindacato, per durare a immaginare anche nuovi modelli di sostegno e tutele contrattuali, trovare quadro per il sistema bilaterale che sicuramente oggi è ricordante, eccessivo e costoso per le imprese, poco efficiente. Dovremmo sfidare il cambiamento e non avere paura del cambiamento, ma ragazzi dobbiamo partire con il mondo per il suo, perché altrimenti la sola puntualizzazione, affermazione degli obiettivi non ci porta lontano. Purtroppo è quello che sta accadendo in questo momento. Io spero che ormai siamo davvero alla punta del gas, la crisi ci costringa a fare un ulteriore salto di qualità, un ulteriore scatto come quello che facevamo nel 2009. Poi ci siamo fermati, adesso bisogna davvero fare un passo avanti.
passare dal dire al fare, e il fare è sempre complicato, perché quando si dice, sa, ci si trova d'accordo sull'obiettivo dichiarato, buttato lì, poi quando si va a tradurre come fare, e allora lì vengono i colori. Però ragazzi, siamo abituati al confronto e, siamo, e abbiamo anche dimostrato di avere capacità di sintesi. Voi avete fatto un appello al nazionale, il nazionale farà la sua parte, io faccio un appello a voi, parti territoriali, fatevi sentire le vostre nazionali. Se parliamo di regolazione, una delle prime questioni è rinnovare i contratti, che stiamo pedalando e macinando l'acqua nel mortaio da troppo tempo, perché c'è troppa parte delle imprese che pensa che la crisi si risolve risparmiando 40 euro annue di incremento contrattuale. Ci avete paura che siamo pazzi e chiediamo migliaia di euro di incremento? Abbiamo chiuso contratti nazionali, l'ultimo, 3 giorni fa, a 104 euro il valore di riferimento. Siamo gente seria, ma chiediamo altrettanta serietà. Nel rinnovo degli integrati provinciali, perché qui l'avete fatti, ma ne mancano 70 di tutta l'Italia, e soprattutto in una rapida azione di rinnovo del contratto nazionale, che è il primo strumento di regolazione e di garanzia della qualità del lavoro e dei diritti. Senza lavoro di qualità, senza imprese di qualità, questa sfida non si vince. Non si vince, siccome la vogliamo vincere, conto pure su di voi. Grazie a Walter, chiudiamo qua il nostro appuntamento per quanto riguarda il territorio di Pesce. Adesso c'è la... il Poetric con Ramoni, con la conferenza stampa, la facciamo qua.